Una visita lampo, quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel centro storico di Napoli. Il Capo dello Stato ha partecipato nella sede dell'Istituto degli Studi Storici al convegno organizzato in occasione del 150° anniversario della nascita del filosofo Benedetto Croce. Mattarella si è intrattenuto circa un'ora ad ascoltare gli interventi dedicati al pensiero di Croce nell'ambito internazionale. Accolto dai massimi esponenti delle istituzioni locali, si è poi intrattenuto con Piero Craveri, presidente della Fondazione Croce, visitando i locali dell'istituto, famoso per il numero dei libri contenuti. La presenza a Napoli del Capo dello Stato è stata segnata particolarmente dal colloquio avuto con il sindaco Luigi De Magistris di una ventina di minuti avvenuto a Villa Rosberi in un momento in cui sono ancora forti le divergenze tra il primo cittadino di Napoli e il primo ministro Matteo Renzi. Abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Napoli, guardate, questo per noi è una cosa molto importante. Quando si parla di che cosa sta accadendo a Napoli significa tutto quello che sta accadendo a Napoli. Dai problemi al risveglio culturale, al riscatto, alle questioni istituzionali, cioè, si è parlato di tutto. Io ho voluto trasmettere al Presidente della Repubblica il momento che sta vivendo la città. A margine della visita del Capo dello Stato, De Magistris ha anche parlato, dopo l'annuncio della rinuncia di Roma a candidarsi per le Olimpiadi del 2024, della concreta possibilità che Napoli con l'intero Sud Italia possa proporsi per i prossimi anni olimpici. Roma ha espresso la sua opinione, che non mi permetto assolutamente di sindacare, la trovo, come dire, legittima. Mi piace molto questa idea che nel luogo in cui le Olimpiadi sono nate, nella Magna Grecia, la capitale del Mezzogiorno d'Italia, che è stato per tanto tempo anche capitale, insieme alle altre città del Sud Italia, possa da qui al 2028 costruire tutti insieme il Mediterraneo dell'intercultura, del dialogo, della pace, della fratellanza e della solidarietà e quindi dello sport, così come le Olimpiadi hanno rappresentato per millenni della storia.